quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che sì Enea la nomasse. Gaeta è la città che dà il nome ad un golfo che da Capo Miseno, in provincia di Napoli, si estende fino al promontorio del Circeo, la mitica isola di Circe. Un paese ricco di misteri affascinanti che ci portano indietro nel tempo, agli albori delle civiltà italiche, alle poetiche narrazioni di Omero e di Virgilio, alle gloriose gesta di eroi troiani e greci, ad Ulisse ed Enea. Lungo questa costa, storia ed epica hanno scritto pagine di grande interesse. Accanto alla documentazione storica, che conferma che Gaeta e l'intera costa fu scelta dai romani come zona residenziale estiva, troviamo anche la leggenda. Omero e Virgilio colorano di poesie e suoni le immagini dei racconti che tra mandaie di padri in figli sono giunte fino a noi. Gaeta, il mito già nel nome. Secondo lo storico greco Strabone, il termine Gaeta deriverebbe da Kaiattas, in greco cavità, usato per indicare l'ampia insenatura del golfo. Lo stesso autore riferisce che altri fanno derivare il nome da quello della nutrice di Enea, Gaeta, che sarebbe stata sepolta lungo questa costa. Diodoro Siculo, storico greco, collegò queste terre al mito degli Argonauti, facendo derivare il nome dalla città di Aietes, mitico padre di Medea, la maga innamorata di Giasone, il cui soprannome è l'Aquila. Questo appellativo le sarebbe stato dato per l'insolita struttura geografica della città, che ricorda appunto la testa di questo famoso rapace. La bellezza del paesaggio, i riflessi policromi del mare, la sabbia sottile e dorata delle sue sette spiagge, la storia e la buona cucina fanno di Gaeta una stazione turistica molto ricercata. Anche la ben nota spiaggia di Serapo ci riporta indietro tra storia e mito. L'imperatore romano Adriano aveva a Gaeta una sontuosa villa estiva, probabilmente nell'area occupata oggi dalla sede del comune e dalla scuola elementare Virgilio. La villa si estendeva fino alla riva del mare, dalla parte del golfo e fino alla spiaggia di Serapo. L'imperatore Adriano, insieme alla moglie Sabina, viaggiò moltissimo per tutto il territorio dell'impero e nel 131 soggiornò in Egitto, dove venne a contatto con la religione egizia e in particolare il culto per il dio Serapide. Lui stesso fu considerato l'incarnazione del dio Serapide e la moglie Sabina di Ifide. Egli a Gaeta iniziò la costruzione del Serapeo, tempio in onore di Serapide. Alla morte di Adriano fu figlio adottivo, Antonino Pio, ad ereditare la villa situata sulla costa di Gaeta, che comprendeva gran parte della spiaggia di Serapo. Dalla spiaggia di Serapo, guardando verso il mare, a ponente, si staglia la sagoma di uno scoglio, piuttosto grande, conosciuto come la nave di Serapo. Una leggenda sostiene che sia una delle navi di Ulisse, trasformata in scoglio dalla maga Circe, quando l'eroe volle sottrarsi alle sue malie. Nel canto 26 dell'Inferno di Dante si legge: «Mi dipartì da Circe, che sottrasse me più di un anno là presso Gaeta, prima che sì Enea la nomasse». Un altro racconto sostiene invece che trattasi di una nave pirata colpita dalla maledizione divina e trasformata in scoglio in quanto trasportava oggetti sacri rubati in una chiesa durante una scorreria. Anche la fede religiosa ha elaborato i suoi miti. Il santuario della Santissima Trinità o della Montagna Spaccata, fondato dai Benedettini, ebbe origine, secondo la tradizione, dal terremoto avvenuto nell'istante della morte di Cristo. Non è da escludere che il sisma fu causato dall'eruzione o dall'attività del vulcano sottomarino situato a circa 3 miglia a largo di Monte Orlando. Sull'estremità sudoccidentale della collina, le falese presentano tre spaccature. La prima fenditura non presenta particolarità rilevanti. La seconda è lunga più di 30 metri. Quasi alla sua sommità, su un masso incastrato tra le pareti, è stata edificata la cappella del crocifisso. Percorrendo il suggestivo percorso scavato nella roccia, le cui pareti speculari tra loro sembrano volersi ricongiungere, si trovano strani segni rimasti impressi sulle pareti. Giunti in uno stretto passaggio, sul lato destro, si può osservare un distico, cioè un'iscrizione in latino, e su di esso si può osservare l'impronta di una mano traslucida. Secondo la leggenda, un marinaio turco, miscredente, scettico sull'origine sacra della spaccatura della montagna, avrebbe appoggiato la mano sulla parete e questa si sarebbe deformata come cera sotto le sue dita,
lasciando così l'impronta nitida della mano e delle cinque dita che ancora oggi è possibile vedere. La terza falesia forma la grotta del Turco. Il santuario è stato edificato nella parte superiore delle fenditure, sui resti della villa romana di Lucio Monazio Blanco. Solo le cisterne, tuttora funzionanti, ne sono rimaste escluse. A sinistra del sagrato si accede alla grotta del Turco, così denominata perché la tradizione vuole che vi si nascondevano le navi saracene di notte per poi sorprendere di giorno le città della costa. La grotta fu fortificata e resa inaccessibile. Da pochi decenni è stata costruita una scala che porta fino al mare. Sul promontorio opposto alla montagna spaccata è vivo un altro mito. Sul promontorio della catena vi è il Pozzo del Diavolo, una grotta del diametro di circa 10 metri e profonda 15 metri che, in prossimità della costa, è in comunicazione con il mare attraverso un imbocco sul pelo dell'acqua, accessibile solo per piccole imbarcazioni ed in tempo di bonaccia. Questo luogo deve il suo nome ad una leggenda popolare secondo cui il diavolo, constatato il miracolo della montagna spaccata, vi sarebbe precipitato creando la voragine. Il nome è dovuto anche al fatto che, durante i giorni di tempesta, il vento, soffiando attraverso l'apertura sul mare, produce suoni simili a lamenti. La grotta è conosciuta anche come il Pozzo delle Chiavi. Secondo la leggenda, il marito tradito, dopo aver scoperto l'infedeltà della moglie, la richiudeva nell'abitazione e buttava le chiavi nel pozzo, con la speranza di evitare nuovi tradimenti coniugali. Il difficile rapporto con l'ambiente ostile e non gestibile, i terremoti, le eruzioni vulcaniche, le inondazioni e i terreni paludosi sono divenuti nell'immaginario collettivo e anche nella metafora del mito locale eventi assimilabili a creature mostruose, serpenti di mare e di terra. Ed è proprio qui, a Sant'Agostino, nelle vicinanze della parete rocciosa che domina la vasta piana, che si trova una grotta ritenuta la tana di un feroce e aggressivo serpente. Ci troviamo davanti alla grotta del serpente. Il serpente era il terrore di contadini e passanti che ogni giorno rischiavano di cadere nelle sue terribili fauci. Un giorno un contadino, un certo Trapagnei, decise di ucciderlo adottando uno stratagemma. Depose dinanzi la sua tana una tinozza piena di formaggi freschi e, postosi sulla roccia sovrastante, attese che il serpente, attratto dall'odore, uscisse fuori. Al momento giusto, mentre il serpente era intento a divorare il formaggio, lo colpì e, a scanso di pericoli, si diede alla fuga. Il serpente, prima di morire, emise degli agghiaccianti gridi e Trapagnei, in fuga verso Gaeta, temendo di essere inseguito, cadde a terra stecchito per lo spavento. A Gaeta non sopravvivono solo i miti del passato, ma anche attività antiche. Buongiorno, sono Ubaldo Pierro, uno studente dell'Istituto Tecnico Economico e Turistico di Gaeta. Ci può dedicare 10 minuti per toglierci delle curiosità? Certamente, è un piacere da parte nostra potervi spiegare la nostra tipologia di lavoro. La prima curiosità è come mai i giovani di oggi non sono più attratti nello svolgere questo tipo di lavoro? Diciamo che essendo un lavoro artigianale, quindi un artigiano, l'artigiano è un po' penalizzato nelle scuole artigiane. Manca in Italia una vera e propria scuola di artigianato, un po' di tutte le arti e anche in questo caso nell'arte della costruzione navale. Gaeta, che è una città marinara, avrebbe bisogno di una scuola, quindi di un istituto che possa favorire questo tipo di attività. Lei ha parlato di lavoro artigianale e da quel che sembra è un mestiere ricco di procedure, di fasi a dover seguire molto correttamente. Per questo motivo, quanti anni ci vogliono per poter diventare effettivamente un maestro d'ascia a tutti gli effetti? Allora, per poter diventare un maestro d'ascia a tutti gli effetti, come un po' quasi tutte le attività, bisogna fare un tirocinio in un cantiere navale della durata di almeno 3 anni con l'iscrizione nel compartimento marittimo locale ad allievi maestro d'ascia. Dopo 3 anni,
di aver fatto allievo maestro d'arci, quindi essere assunto in un cantiere navale che fa costruzione navale, allora si può andare in capitaneria e sostenere un esame per poter passare poi costruttore, quindi maestri d'ascia, costruttore navale, maestri d'ascia. E quindi al terzo anno, dopo essere stati assunti in questo cantiere, si può passare maestri d'ascia. E invece volevamo sapere da chi ha preso questo lavoro e se l'ha trasmesso ai suoi figli. Questo è un lavoro artigianale, principalmente viene trasmesso da padre in figlio. Io l'ho appreso da mio papà, che faceva già questo lavoro, e sto cercando di riportarlo anche a mio figlio, che è quello che sta dietro, che sta lavorando insieme allo zio. È ovvio che è un lavoro in genere trasmesso familiarmente, ma non perché lo si vuole, perché mancano proprio le volontà da parte dei ragazzi di poter apprendere, perché è un lavoro comunque pesante, un lavoro all'aperto, è anche gratificante, voglio dire, però è un lavoro un po', chiamiamolo così, sporco, ma relativamente sporco, perché noi maneggiamo segatura, trucioli di legno, insomma un po' di polvere, ma non è che sia una polvere tossica come possa essere una vetroresina. Posso chiederle quali sono le soddisfazioni più grandi che dà un mestiere come il suo? Il nostro mestiere creativo, la possibilità di poter creare, quindi con le mani, di poter vedere un oggetto con la mente, con le mani realizzarlo, dà delle grosse soddisfazioni, specialmente poi se piacciono agli altri o se piace al mercato. Il fatto di creare anche una scultura in legno, perché per noi questa è una scultura in legno, la facciamo già vedendola prima ancora di costruirla. Questa scultura noi già la vediamo in mente cosa dovrà avvenire dopo. Allo stesso modo come faceva Michelangelo con i suoi blocchi di marmo, che vedeva la figura da tirare fuori. Buonasera, sono Gabriele Di Maggio, dalla Ragione di Gaeta. Volevo farle alcune domande riguardo il suo lavoro. Da quanto tempo è che esercita questa attività? Allora, effettivamente diciamo dal 78. Regolarmente con la barca da pesca, e poi lo facevo prima con mio padre. C'è qualcuno in particolare che l'ha avviata questo lavoro? Diciamo, preso un po' da mio padre che faceva il pescatore, poi ho iniziato anche io a fare il pescatore, poi alla fine mi sono comprato una barca da pesca e ho cominciato a fare proprio il mestiere, diciamo, totalmente proprio tutto in regola, insomma, con i dovuti moti. Quanto la tiene impegnata questo lavoro? Tante ore, veramente tante. Immagino. Sì, iniziamo la mattina alle 4, 4 e mezza, diciamo, e anche la sera, perché la sera noi quando ci ritiriamo a casa lavoriamo, cioè facciamo l'assemblamento delle reti, insomma, ci abbiamo sempre da fare, difficilmente rimaniamo senza fare niente. Cioè, immagino, ma ovviamente le dà soddisfazione fare questo tipo di lavoro? Beh, diciamo che è un lavoro che se non ti piace non puoi farlo, perché sono tante ore di lavoro, oggi sono cambiate tante cose, diciamo anche i guadagni, non è più come tanti anni fa che si pescava un po' di più, diciamo, c'era più soddisfazione, oggi è diminuito molto la pesca, è diventato veramente molto laborioso. Quando si inizia a riparare, si parte dal piede, comincia a legare la cucella. Poi siccome vedi sotto non c'è niente, devi crescere, devi riportare, devi fare la stessa maglia. Vai dentro, allora con le dita ti fai la misura e vai. Così, no? Vai avanti. Poi ancora mai, vedi, manca ancora una maglia. Ricresci, ricuci. E guardi dietro, bisogna guardare sempre dietro, vedi che qui ci manca, allora scendi giù, questa sarebbe una maglia lunga. Ritorni dietro, vedi? E vai avanti, così cresci, manca ancora la maglia e arrivai. Questo lavoro qua non è difficile, ma ci vuole la pratica, ci vuole la mano. E per continuare a sognare, venite a trovarci.